Ci occupiamo oggi di trovare l'espressione matematica per il calcolo del campo elettrico generato da una distribuzione di carica a simmetria sferica. In particolare vogliamo considerare una distribuzione di carica così fatta. Abbiamo due superfici sferiche, qui rappresentate semplicemente mediante circonferenze, il disegno è così bidimensionale, concentriche tra di loro. Supponiamo che la carica sia distribuita tra le due superfici sferiche, cioè nello strato sferico compreso tra queste due superfici, quindi questa zona che sto evidenziando in giallo. C'è quindi il vuoto, c'è una cavità all'interno della superficie più piccola, le cariche sono nello strato compreso tra le due superfici, non ci sono cariche all'esterno della superficie sferica. Per semplificare il disegno e lo schema che faremo tra poco, eliminiamo l'evidenziazione in giallo che serviva solo a sottolineare la posizione delle cariche. Evidenziamo invece i raggi delle due superfici sferiche. Un primo raggio che indichiamo con R1, il raggio interno, un secondo raggio che indichiamo con R2, raggio esterno. Come prima cosa cerchiamo di capire quanto è intenso il campo elettrico nella cavità all'interno di queste due superfici sferiche. Quindi stiamo considerando un punto P che si trova ad una distanza R dal centro delle due superfici sferiche. L'ipotesi per adesso è quindi che R sia minore di R1, come anche di R2. Per calcolare il campo elettrico, trovare un'espressione matematica che mi dica qual è il valore del campo elettrico nel punto P, possiamo utilizzare il teorema di Gauss, che è lo strumento assolutamente più adeguato per trovare il valore del campo elettrico generato da distribuzioni di cariche che hanno particolari caratteristiche di simmetria. Ricordiamo allora cosa dice il teorema di Gauss in modo da poterlo applicare. Il teorema di Gauss afferma che, data una superficie chiusa qualsiasi, come ad esempio la superficie sferica che abbiamo nel nostro problema, il flusso del campo elettrico attraverso la superficie chiusa considerata è uguale alla carica totale presente dentro la superficie diviso la costante dielettrica del mezzo, in questo caso la costante dielettrica nel vuoto. La carica totale, abbiamo detto, è quella contenuta dentro la superficie. Le cariche che stanno all'esterno della superficie non hanno alcuna influenza sul valore del flusso. Per poter applicare questo teorema, la sequenza operativa è più o meno sempre la stessa. Innanzitutto bisogna individuare una superficie chiusa che in qualche modo rispetti le caratteristiche di simmetria del nostro problema. Quindi, prima operazione, individuare una superficie chiusa. Poi la seconda cosa da fare è calcolare il flusso mediante la definizione. Cioè, bisogna andare un attimo a riprendere come è definito il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie, in particolare una superficie chiusa, e occorre calcolare il flusso attraverso questa definizione. Il terzo passo è il calcolo del flusso applicando il teorema di Gauss. Sempre relativamente al nostro problema, applicando questo teorema è possibile, conoscendo qual è la carica totale presente dentro la superficie, calcolare direttamente il flusso senza passare per la definizione. Poiché i flussi calcolati al punto 2 e al punto 3 riguardano la stessa superficie chiusa e lo stesso campo, devono essere uguali tra di loro. Quindi il quarto punto è quello di confrontare i due flussi ottenuti ai punti 2 e 3. Da questo confronto esce fuori un'equazione che permette di avere delle informazioni
relativamente ad alcune incognite del problema, in particolare nel nostro caso l'incognita è il valore del campo elettrico. Vediamo come applicare questa sequenza operativa al nostro problema specifico. Prima cosa dobbiamo individuare una superficie chiusa che rispetti le caratteristiche di simmetria del sistema e faciliti il calcolo del campo elettrico. È abbastanza ovvio che tale superficie deve in qualche modo contenere anche il punto P. La simmetria del sistema è una simmetria sferica, quindi è abbastanza ovvio scegliere una superficie sferica, concentrica con le sfere che abbiamo già tracciato. E per contenere il punto P, forse non ci aiuta lo strumento compasso perché ha una dimensione minima. Però possiamo tracciarla a mano libera. Dobbiamo quindi considerare una superficie sferica che è a centro in questo punto e che passi per il punto P. Quindi il raggio di questa superficie sferica, che non è una superficie reale, è una superficie immaginaria, che serve esclusivamente per il calcolo del flusso. Quindi consideriamo una sfera che abbia il centro nello stesso centro delle due sfere già considerate e che passi per il punto P. È chiaro quindi che il raggio di questa sfera è pari esattamente ad R, cioè la distanza del punto P dal centro della distribuzione di carica. Ora, applichiamo la definizione di flusso, quindi siamo al punto 2, per calcolare il flusso attraverso questa superficie. Poiché si tratta di una superficie curva, il calcolo del flusso deve essere suddiviso in calcoli di flussi attraverso superfici piane. In pratica dobbiamo immaginare di suddividere questa superficie sferica in tante piccole parti, in tante piccole porzioni, sufficientemente piccole da poter essere considerate piane. In ognuna di queste parti, il campo elettrico avrà una direzione e un verso specifici relativi a quel punto. Prendiamo quindi per esempio questa porzione della superficie. Il campo elettrico ha una distribuzione, in questo caso, data la simmetria del sistema, radiale. Ed è un campo elettrico che può essere o rivolto verso l'esterno o rivolto verso l'interno. Supponiamo per il momento che sia rivolto verso l'esterno. Le conclusioni a cui arriveremo sono indipendenti da questa scelta. Ovviamente, attraverso questo piccolo elemento di superficie, il flusso può essere calcolato con la definizione base, cioè avremo un flusso che indichiamo con φ con 1, che è dato semplicemente dal prodotto scalare del campo elettrico appena individuato, campo elettrico e con 1, per l'estensione di questa superficie, che indichiamo con delta S1. Anche questo è un vettore, ricordiamoci che il vettore superficie è un vettore che ha direzione perpendicolare alla superficie che abbiamo considerato e modulo pari all'estensione della superficie. Quindi questa estensione qui è il modulo del vettore che ho tracciato in verde. Il vettore superficie e il vettore campo elettrico, data la simmetria del sistema, sono paralleli e concordi, o al più paralleli e discordi se il campo elettrico è rivolto verso il centro. Ne segue quindi che in base alla definizione di flusso relativa ad una superficie piana, abbiamo semplicemente il prodotto scalare con 1 per delta S1 e visto che i due vettori sono paralleli e concordi, il prodotto scalare si riduce a un semplice prodotto tra moduli, quindi abbiamo l'intensità del campo E con 1 senza più il simbolo di vettore, moltiplicato per l'estensione della superficie delta S1. È chiaro che questa definizione può essere applicata al campo calcolato in qualunque altro elemento di superficie, piccola porzione di superficie, di cui la superficie sferica considerata è costituita. Quindi consideriamo per esempio quest'altro elemento di superficie, abbiamo un vettore superficie rivolto radialmente e un campo elettrico, anche questo rivolto radialmente. Abbiamo quindi un campo E con 2 e una superficie delta S2. Questo era delta S1. Di conseguenza avremo φ2 uguale a E con 2 per delta S2. Ora, tutti gli elementi, le porzioni della superficie sferica che consideriamo avranno questo tipo di risultato, il prodotto del campo elettrico per l'estensione della superficie. Di
Data la distribuzione a simmetria sferica, anche il campo elettrico soddisferà questo tipo di simmetria, per cui non ci possiamo aspettare che il campo elettrico calcolato in diversi punti di questa superficie sferica, visto che sono tutti equidistanti dal centro, possa avere valori diversi, almeno in termini di intensità, anche se le direzioni, come abbiamo visto, possono cambiare perché sono tutte radiali. L'intensità del campo deve essere la stessa in tutti i punti per rispettare la simmetria sferica del sistema. Ne segue quindi che il campo elettrico con 1, il campo elettrico con 2 o il campo elettrico di qualunque altro elemento di superficie Φ3 pari a E con 3 per delta S3 è sempre lo stesso. L'intensità del campo, senza specificare la direzione del vettore, è la stessa in tutti i casi. Per cui nel momento in cui andiamo a calcolare il campo elettrico, o meglio, il flusso del campo elettrico attraverso la superficie, dobbiamo sommare tutti i singoli flussi, Φ1 più Φ2 più Φ3 più Φn, dove n è il numero di porzioni in cui la superficie sferica è stata suddivisa. Questo ci porta, in base ai risultati che abbiamo ottenuto poco fa, ad E con 1 per delta S1 più E con 2 per delta S2 più EN per delta SN. I puntini rappresentano tutti gli altri addendi di questa somma che non specifichiamo perché non sappiamo esattamente quanto vale N. Abbiamo detto inoltre che i campi elettrici sono tutti di pari intensità, per cui il fattore campo elettrico in questi addendi è un fattore comune. E possiamo fare il raccoglimento a fattor comune. Scriviamo quindi un unico valore di campo elettrico che moltiplica la somma dei fattori restanti, cioè delta S1 più delta S2 più eccetera eccetera, delta SN. Ovviamente questo campo elettrico dipende, in qualche modo potrà dipendere dalla distanza dal centro. Questo è il campo elettrico moltiplicato per che cosa? Questa qui è la somma di tutte le parti della superficie sferica che abbiamo considerato. È la somma di tutte queste porzioni, ne ho tracciate solo alcune, ma dobbiamo immaginare tutta la superficie sferica tappezzata di queste porzioni, un po' come i poligoni in cui è suddivisa la superficie di un pallone, solo che questi sono molti di più e sono molto più piccoli. Ne segue che questa somma altro non è che l'estensione superficiale dell'intera superficie sferica. E sappiamo che tale estensione si può ottenere moltiplicando 4 per pi greco per il raggio della superficie sferica elevato al quadrato. Quindi questo è il risultato del calcolo del flusso del campo elettrico attraverso la superficie applicando la definizione di flusso. Adesso vediamo nella sequenza cosa ci aspetta. Abbiamo effettuato il punto 2, calcolo del flusso mediante la definizione. Ora dobbiamo fare il calcolo del flusso mediante il teorema di Gauss. Terzo punto, il teorema di Gauss è questo che vediamo qui. Esso ci dice che il flusso attraverso la superficie chiusa è dato dalla carica totale presente all'interno della superficie diviso la costante dielettrica. Ora esaminiamo un attimo il nostro problema di nuovo. La superficie chiusa che stiamo considerando è questa ed è interna alla regione di spazio in cui si trovano distribuite effettivamente le cariche. Nella cavità presente qui dentro non ci sono cariche elettriche, quindi non ce ne sono neanche all'interno di questa sfera. Ne segue quindi che la carica totale da inserire nell'espressione del teorema di Gauss è nulla. Possiamo allora affermare, in base al teorema di Gauss, che il flusso del campo elettrico attraverso la superficie considerata è pari a zero. Adesso, come riportato al punto 4, dobbiamo confrontare i flussi ottenuti in precedenza, quello ottenuto mediante la definizione e quello ottenuto mediante il teorema di Gauss. Questi flussi sono 1, 0 e l'altro è pari al prodotto del campo elettrico nel punto P, come in qualsiasi altro punto della superficie sferica, moltiplicato 4π r al quadrato. Questi due flussi sono calcolati sulla stessa superficie, quindi sono uguali. Dobbiamo perciò avere E per 4π r² uguale 0.
dal momento che il raggio della superficie sferica considerata non è nullo, l'unica possibilità affinché questo prodotto faccia zero è che sia zero il campo elettrico. Per cui la conclusione che possiamo trarre è che nel punto P, come in qualunque altro punto interno alla cavità, il campo elettrico è nullo. Questo risultato quindi è vero per la distanza R minore di R1 come di R2, cioè per punti interni alla cavità. Qui dentro non c'è campo elettrico, qui dentro non solo dentro la superficie sferica, ma qui dentro, dentro la cavità che abbiamo considerato all'inizio. Adesso occupiamoci del calcolo del campo elettrico in un punto P' posto all'esterno della distribuzione di carica, quindi un punto che abbia una distanza dal centro maggiore di entrambi i raggi R1 ed R2, raggio interno e raggio esterno. Quindi la nuova distanza R' è maggiore tanto di R1 quanto di R2. La discussione che abbiamo fatto relativamente all'applicazione del teorema di Gauss per calcolare il campo elettrico nel punto P è applicabile esattamente allo stesso modo anche per il punto P'. Si deve cioè scegliere una superficie chiusa rispetto alla quale calcolare il flusso e applicare il teorema di Gauss. Questa superficie chiusa, se abbiamo capito un po' il meccanismo, deve essere una superficie sferica, concentrica con quelle già considerate e passante per il punto P'. Non la disegno tutta, giusto per non appesantire il disegno. È una superficie sferica, quindi che ha raggio pari ad R'. Applicando il teorema di Gauss e calcolando il flusso attraverso la definizione, vediamo quali risultati otteniamo, perché il ragionamento che abbiamo svolto prima è identico, c'è solo una differenza che adesso all'interno di questa superficie grande carica ne abbiamo, abbiamo tutta la carica distribuita in questa regione di spazio. Per cui, applicando a questo secondo caso i punti 2 e 3, abbiamo per quanto riguarda il flusso calcolato mediante la definizione, otteniamo φ di E uguale al campo elettrico calcolato nel punto P' moltiplicato 4πY R' al quadrato, ripetendo esattamente il ragionamento che abbiamo utilizzato per calcolare il flusso attraverso la definizione nel caso della cavità interna. Per il teorema di Gauss, invece, il flusso del campo elettrico è pari alla carica totale presente all'interno della superficie diviso epsilon con 0, e la carica stavolta c'è tutta. È tutta la carica presente qui, tra il raggio interno e il raggio esterno. Quindi dobbiamo confrontare stavolta due flussi dei quali nessuno dei due è nullo. E abbiamo campo elettrico, per non appesantire la notazione, il fatto che sia calcolato nel punto P' è sottointeso. Quindi campo elettrico per 4πY R' al quadrato uguale Q su epsilon con 0. Questo ci porta a un valore di campo elettrico che è dato da 1 su 4πY R' quadro epsilon con 0. Possiamo cancellare l'1 e mettiamo Q al numeratore. Non ho fatto altro che portare a dividere il fattore 4πY R' al quadrato. Spesso questo viene scritto nella forma E uguale 1 su 4πY epsilon con 0 Q su R' al quadrato, per separare i valori costanti dai valori che dipendono invece dalle caratteristiche del sistema, quantità di carica totale presente e distanza R'. Si può subito notare che questa espressione del campo elettrico è la stessa che dovremmo usare per il campo generato da una carica puntiforme pari a Q collocata ad una distanza R'. In pratica, il risultato ottenuto attraverso il teorema di Gauss è che il campo elettrico in un punto P' esterno ad entrambe le superfici sferiche, quindi esterno alla distribuzione di carica, è pari ad un campo
generato da una sola carica posta nel centro è pari all'intera carica presente in questa regione di spazio, cioè ai fini del calcolo del campo elettrico nel punto P', è come se tutta la carica, anziché trovarsi distribuita in questo stratosferico, si trovasse invece nel centro della distribuzione. Quindi il campo elettrico si calcola come se ci fosse una sola carica puntiforme a generare il campo ad una distanza R'. Adesso dobbiamo trattare il terzo caso, cioè dobbiamo considerare un punto che si trovi all'interno della regione in cui la carica è effettivamente distribuita, cioè tra la superficie di raggio R1 minore e la superficie di raggio R1 maggiore. Questo è il caso un po' più complesso. Per poter evitare la confusione dovuta ai troppi dettagli del disegno, rifacciamo il disegno considerando soltanto questo caso. Quindi consideriamo di nuovo la superficie di raggio maggiore e la superficie di raggio minore. Ora stiamo considerando un punto P secondo, qui collocato nel mezzo tra la superficie di raggio R1 e la superficie di raggio R2. La distanza R2 soddisfa quindi la seguente disuguaglianza. R1 è minore di R2, che a sua volta è minore di R2. Possiamo di nuovo seguire i passi per l'applicazione del teorema di Gauss, scegliere di nuovo una superficie chiusa e ancora rispettiamo la simmetria del sistema e scegliamo una superficie sferica passante per il punto P secondo e concentro in questo punto, concentrica con le altre sfere. Questa superficie sferica è così fatta, la tratteggio come ho fatto con le altre, non verrà perfetta visto che la stiamo facendo manualmente. Quindi di nuovo una superficie sferica. Rimane assolutamente invariato il risultato che abbiamo ottenuto negli altri casi per quanto riguarda il calcolo del flusso attraverso la definizione. Il campo elettrico ha un andamento radiale, quindi nel punto P secondo ha questa direzione. E negli altri punti della superficie ovviamente ha sempre una direzione radiale. Radiale, radiale, quindi senza ripetere il ragionamento di prima, riscriviamo direttamente che il flusso del campo elettrico attraverso la superficie è pari all'intensità del campo, uguale in tutti i punti della superficie tratteggiata, per 4πr² al quadrato. Ciò che cambia adesso è il risultato ottenuto tramite il teorema di Gauss. Per il teorema di Gauss il flusso del campo elettrico è pari alla carica totale presente all'interno della superficie tratteggiata, e questa carica la indichiamo con Q minuscolo per distinguerla dalla carica totale presente all'interno di tutto lo stratosferico, diviso epsilon con 0, costante dielettrica nel vuoto. Adesso per poter ottenere un risultato quantificabile bisogna dare un valore alla carica Q minuscolo. La carica Q minuscolo è quella contenuta in questa regione di spazio che sto tratteggiando in giallo. È uno strato il cui spessore è inferiore allo strato in cui è presente l'intera carica della distribuzione. Questa parte che sto invece tratteggiando in rosso è la carica che non dobbiamo considerare. Quindi soltanto la parte che è tracciata in giallo, cioè la parte che è compresa tra il raggio interno R1 e il raggio intermedio R2. Per poter calcolare questa carica, possiamo utilizzare la densità di carica, cioè vedere, supponendo che la carica sia distribuita in modo omogeneo all'interno di tutto lo strato, possiamo vedere quanto vale la densità di carica presente in questa regione di spazio e moltiplicarla per il volume della parte in giallo.
La densità di carica si ottiene dividendo la carica totale presente dentro l'intero strato diviso il volume dello strato. Il volume dello strato, quello complessivo, cioè lo strato compreso tra i raggi R1 ed R2, è pari al volume dell'intera sfera di raggio R2 meno il volume della sfera interna di raggio R1. Quindi chiamiamole queste sfere con V2 e V1. Quindi V2 è il volume di una sfera di raggio R2 e V1 è il volume di una sfera di raggio R1. Ricordiamo che il volume della sfera può essere calcolato come 4 terzi pi greco per il raggio della sfera elevato alla terza. Quindi questa differenza vale 4 terzi pi greco che possiamo raccogliere a fattor comune per la differenza R2 al cubo meno R1 al cubo. Questo è il volume della regione di spazio in cui sono distribuite le cariche. Se Q grande è la carica totale, la densità di carica, che indichiamo con la lettera greca ρ, è pari alla carica totale diviso il volume V, cioè la carica Q diviso la differenza 4 terzi pi greco per R2 al cubo meno R1 al cubo. Questa è la densità di carica, ci dice quante cariche per unità di volume, può essere espresso in coulomb su metri cubi, quante cariche per unità di volume sono presenti in questa regione di spazio. Per ottenere la carica della regione che ho disegnato in giallo, va moltiplicata questa densità di carica per il volume della parte gialla. Il volume della parte gialla può essere calcolato con la stessa tecnica. È un volume V' dato da 4 terzi pi greco per il raggio intermedio elevato al cubo meno 4 terzi pi greco per il raggio interno elevato al cubo. Ho utilizzato la stessa tecnica, si noti. Ho preso la sfera esterna della parte gialla, che ha raggio R secondo, e la sfera interna, che è sempre R1. In questo modo il volume V' è pari a 4 terzi pi greco per R secondo alla terza, scusate, devo utilizzare la R minuscola, R secondo alla terza, meno R1 alla terza. Per calcolare la carica Q minuscolo va moltiplicato questo volume per questa densità e quindi questa espressione per questa. Eseguiamo questo nella pagina successiva. Quindi la carica Q minuscolo da inserire nell'espressione del teorema di Gauss è data dalla densità di carica ρ per il volume V'. Cioè, ricopiando le due espressioni, quella della densità Q su 4π greca per la differenza tra i cubi dei raggi e quella per il volume otteniamo. Q per 4 terzi pi greco per R secondo alla terza meno R1 alla terza diviso 4 terzi pi greco per R2 alla terza meno R1 alla terza. Qui si può subito vedere, c'è qualche semplificazione da fare. 4 terzi pi greco e 4 terzi pi greco, e al numeratore e al denominatore può essere semplificato. Quindi la quantità di carica Q è data dalla carica Q grande moltiplicato per una frazione, R secondo alla terza meno R1 alla terza fratto R2 alla terza meno R1 alla terza. Questa carica può essere inserita all'interno della formula col teorema di Gauss, cioè qui. Quindi, riassumendo, abbiamo che il flusso del campo elettrico deve essere dato dal prodotto intensità del campo per 4π greco R secondo alla seconda e dal teorema di Gauss, cioè Q fratto epsilon con 0, ovvero questa espressione. Adesso prendiamo questa espressione per la carica Q e la andiamo a sostituire qui. E otteniamo Q grande fratto epsilon con 0 per la stessa frazione, R secondo alla terza meno R1 alla terza diviso R2 alla terza meno R1 alla terza.
Adesso bisogna confrontare questo valore del flusso con questo. Sono lo stesso flusso, quindi devono essere uguali. Lo facciamo nella pagina successiva. Allora abbiamo la seguente uguaglianza. Campo elettrico per 4 pi greca r secondo al quadrato uguale q su epsilon con 0 per la frazione r secondo alla terza meno r1 alla terza fratto r2 alla terza meno r1 alla terza. L'uguaglianza che abbiamo detto poco fa. A questo punto basta dividere entrambi i membri per il fattore 4 pi greca r secondo al quadrato, che deve quindi andare a dividere qui sotto. Ne viene fuori il valore del campo elettrico. È uguale Q fratto 4 pi greca epsilon con 0 r secondo al quadrato per la frazione r secondo alla terza meno r1 alla terza fratto r2 alla terza meno r1 alla terza. In questo modo abbiamo trovato il valore del campo elettrico anche nelle regioni interne alla distribuzione di carica. Una cosa che possiamo controllare è che le tre espressioni per il campo elettrico devono in qualche modo raccordarsi fra di loro. Noi infatti abbiamo, riassumendo i risultati, trovato questo. Abbiamo trovato l'espressione per distanze minori di entrambi i raggi interno ed esterno, cioè R1 ed R2. Adesso evitiamo di distinguere R, R' ed R secondo, chiamiamo la distanza sempre R, semplicemente esplicitiamo le tre espressioni per R minore di R1 ed R2, R compreso tra R1 ed R2 ed R maggiore sia di R1 che di R2. I tre valori del campo elettrico che abbiamo trovato sono: nel primo caso è uguale 0. Nel secondo caso è uguale all'espressione che abbiamo appena riportato, cioè Q su 4 pi greca epsilon con 0 r quadro per r cubo meno r1 cubo fratto r2 al cubo meno r1 al cubo. Infine, nell'ultimo caso abbiamo il campo elettrico generato da una carica puntiforme. 1 su 4 pi greca epsilon con 0 per q fratto r alla seconda. Adesso tocca controllare che queste tre espressioni diverse che abbiamo ottenuto per il campo elettrico in tre regioni di spazio diverse, cioè per distanze dal centro inferiore al raggio interno, per distanze dal centro comprese tra il raggio interno e il raggio esterno e per distanze superiori al raggio esterno, si raccordino correttamente. Cosa vuol dire che si devono raccordare? In effetti, in queste espressioni che abbiamo scritto non sono compresi i valori limite. I valori limite sono esattamente il valore R1 e il valore R2, cioè sono valori di confine per la distanza in corrispondenza dei quali non sappiamo bene se applicare la prima espressione alla seconda per quanto riguarda il confine R1, la seconda espressione alla terza per quanto riguarda il confine R2. Per chiarire questo aspetto, osserviamo che in qualche modo deve essere rispettata la continuità dell'unica funzione campo elettrico in funzione della distanza. Quindi guardando il campo elettrico come funzione della distanza, questa qui deve essere un'unica funzione. E allora con il linguaggio dell'analisi matematica dobbiamo controllare che valgano le seguenti uguaglianze tra limiti. Il limite per r che tende a r1 da sinistra, cioè per valori inferiori ad r1, del campo elettrico e di r, deve coincidere con il limite per R che tende a R1 da destra del campo elettrico E di R. Allo stesso modo, il limite per R che tende a R2 da sinistra del campo elettrico deve coincidere con l'analogo limite per R che tende a R2 da destra del campo E di R. In sostanza dobbiamo controllare che, calcolati questi quattro limiti, valgano le due uguaglianze che abbiamo appena scritto. Queste uguaglianze permettono di non avere dubbi su quale espressione considerare in corrispondenza dei confini, perché la prima o la seconda espressione, se vale questa uguaglianza tra limiti,
danno lo stesso valore del campo elettrico in corrispondenza di R1. E così per la seconda e la terza espressione per R uguale R2. Ora, per calcolare questi limiti osserviamo che nel primo caso limite per R che tende a R1 da sinistra, IE di R, è il limite di una funzione costante, di una funzione che vale 0, quindi questo limite è nullo. E il primo limite è calcolato. Il limite per R che tende a R1 da destra di E di R, invece è il limite di una funzione che è pari a Q su 4 pi greca epsilon con 0 per R al quadrato, R al cubo meno R1 al cubo, fratto R2 al cubo meno R1 al cubo. Si può subito notare che per eseguire questo limite basta sostituire il valore R1 qui e qui. In particolare sopra, se noi sostituiamo R1 al posto di R, ci ritroviamo con R1 al cubo meno R1 al cubo, cioè questo limite in sostanza fa 0. Ma se fa 0 questo limite, i due limiti che abbiamo calcolato fanno entrambi 0. E in questo modo viene rispettata la prima uguaglianza. Ora controlliamo la seconda uguaglianza. Dobbiamo calcolare il limite in corrispondenza di R2 da sinistra e di R2 da destra. Il limite per R che tende ad R2 da sinistra e di R bisogna calcolarlo sempre con questa funzione. E il limite per R che tende a R2 da sinistra di Q fratto 4 pi greca epsilon con 0 R al quadrato per R al cubo meno R1 al cubo fratto R2 al cubo meno R1 al cubo. Come prima, trattandosi di una funzione continua, basta fare la sostituzione. Al posto di R dobbiamo mettere R2 e abbiamo così Q fratto 4 pi greca epsilon con 0 R2 alla seconda per R2 alla terza meno R1 alla terza fratto R2 alla terza meno R1 alla terza. Possiamo subito notare che stavolta sono diventati uguali il numeratore e il denominatore, cioè questo, e si possono semplificare. Per cui il risultato di questo limite è semplicemente Q fratto 4 pi greca epsilon con 0 per R2 alla seconda. Adesso calcoliamo il quarto limite, cioè questo, il limite per R che tende a R2 da destra. Il limite per R che tende a R2 da destra è di R è pari al limite per R che tende a R2 da destra della funzione 1 su 4 pi greca epsilon con 0 per Q fratto R al quadrato. Anche questa è una funzione continua, si può tranquillamente sostituire R2 al posto di R e abbiamo 1 su 4 pi greca epsilon con 0 per Q fratto R2 al quadrato, che si può anche scrivere nella forma con unica frazione Q su 4 pi greca epsilon con 0 per R2 al quadrato. Confrontiamo questo risultato con questo. Si vede subito che coincidono. Di conseguenza, vale anche l'uguaglianza degli altri due limiti, il che significa che la funzione che abbiamo noi scritto in tre forme diverse si raccorda bene nei punti di giunzione, cioè in corrispondenza del raggio R1 interno e in corrispondenza del raggio R2 esterno. Per completare e rendere visibile tutto questo discorso, cerchiamo di capire come è fatto il grafico della funzione che rappresenta l'andamento del campo elettrico in funzione della distanza dal centro. La distanza la mettiamo in ascissa e in ordinate mettiamo il campo elettrico, cioè la funzione. Qui abbiamo la distanza 0, qui abbiamo il campo elettrico 0, qui mettiamo la distanza R1 pari al raggio interno, qui la distanza R2 pari al raggio esterno. E allora noi abbiamo un campo elettrico nullo da 0 fino a
R1. Poi ad R1 il campo elettrico parte da 0 ma comincia a crescere con quella funzione complessa che abbiamo scritto nel secondo caso, cioè questa qui. Questa cresce, consideriamo che abbiamo r al cubo al numeratore e r al quadrato al denominatore. Il dettaglio di come va questa funzione andrebbe studiato con l'analisi matematica, non lo faccio, non è importante ai fini di questo discorso. Dovrebbe più o meno crescere in questo modo qui. Poi, arrivati in corrispondenza del raggio R2, si ha anche qui la continuità. Qui la funzione assume un valore pari a Q fratto 4π y con 0 R2 al quadrato. E a questo punto la funzione decresce secondo una legge dell'inverso del quadrato della distanza, come previsto dalla terza espressione della funzione, cioè questa. Qui c'è una dipendenza dall'inverso del quadrato della distanza. Quindi questo è l'andamento del campo elettrico in funzione della distanza dal centro.